Buongiorno, oggi parleremo di salto, cioè di preparazione al salto del cavallo da terra. Vedremo come preparare un po' il cavallo a arrivare volentieri e con un certo impulso sull'ostacolo. Partiremo proprio dalle basi, vi dirò quali sono gli ingredienti che dovete avere per poter provare a fare questo esercizio. E poi vedrete un po' attraverso anche le problematiche che escono fuori come fare per correggere e far diventare volenteroso il cavallo di andare a cercare l'ostacolo. Ma questo tra un attimo, dopo la... Ben trovati, siamo ancora qui con la Kentucky oggi e vi voglio far vedere un esercizio di preparazione al salto. Cosa vuol dire di preparazione al salto? Vuol dire che anche se il salto non viene non ci interessa nulla, questa è la preparazione al. Ci sono due elementi che dovete tenere di conto. Il primo è che il cavallo rimanga con un certo impulso sul circolo intorno a voi. Il secondo è che voi siate capaci di fare il circolo in movimento. Non dovete essere dei fenomeni nel farlo, ma che riusciate a spostarvi da un punto A a un punto B, magari di 6, 7, 8 metri di distanza l'uno dall'altro, nel mentre che il cavallo fa il circolo intorno a voi. Questi sono i due elementi, i due ingredienti base. Se riuscite a fare questo, potete continuare a vedere il video, altrimenti guardatevelo, ma sarà molto difficile che riusciate poi a fare l'esercizio. Non prendete le scorciatoie, questa è una preparazione, non dovete pensare al prodotto finale, ma dovete pensare al processo. Premetto che non l'ho mai fatto con lei, così vediamo subito che situazione c'è qui. E se eventualmente vedessi che non è preparata a sufficienza, fermo il video e prendo un altro cavallo e vi faccio vedere la parte finale con un altro cavallo. Quindi questo tanto per dirvelo fin da subito, che magari a un certo punto taglierò e metterò un altro cavallo, comunque insomma tanto ve lo dico. Non lo so, se poi magari va bene lasciamo tutto a questa maniera, lo vedete in quasi diretta. Quindi mando il cavallo nel circolo e vedo se lei riesce a mantenere l'andatura. Prima al passo, vedete c'è una corda corta, non è molto indicata. Se avete un cavallo che tende a correre, vi conviene prendere subito una corda lunga. Io intanto provo con lei con una corda corta e poi dopo vedo se ho bisogno cambio. Vedete, lei tende a fermarsi lì. Adesso voglio un pochino di trotto. Ecco. È rifermata, quindi chiedo di nuovo, se lo fa di nuovo farò un pochino di rinforzo. Quindi fase 1, 2, 3, 4, vedete la 4 la faccio più volte, 3 volte la faccio la 4. Di nuovo la invio. Se vedete qualcuno che ha l'occhio un pochino più attento, vedete che la cavalla sembra che marchi un po', ma è perché si è fatta un pochino di indolenzimento a giocare con un altro cavallo, ma non è niente. Adesso mi sposto un pochino più avanti
e voglio che lei mantenga però l'andatura. Là c'è il salto, ok, questo è il segnale che devo usare la corda lunga. Quindi prendo la corda lunga e la sostituisco immediatamente. Non abbiate paura a cambiare l'attrezzatura se vi rendete conto che c'è un problema. In questo caso lì c'è un problema perché tira e tira un po' verso l'uscita che è laggiù, quindi in questo caso ho bisogno di avere un pochino più di spazio. Ok, andiamo bimba. Vedete, mi sposto con lei, sono tornato di nuovo allineato al mio ostacolo, là lei nel frattempo si rilassa anche, meglio con un pochino più di spazio, voglio un pochino più di impulso, lei sta tirando via laggiù, adesso rimetto di nuovo pressione qua e lei prova a tirare di nuovo, sto aspettando che sia un pochino più rotonda, che non mi... ecco, questo mi è piaciuto molto. Adesso mi sposto verso l'ostacolo ma non ce la porta ancora sull'ostacolo perché ha poco impulso, vedete? Se ce la porto ora, bimba vai, se ce la porto ora non ho chance che salti, può essere che salta ma magari non è un caso, Lei va verso i bidoni. Questo mi piace, vuol dire che è incuriosita. Ok, andiamo. La voglio stabile nel circolo, che non sia tutte le volte costretta a dirgli vai. Un pochino più di energia, grazie. Ancora, non mi interessa. Vedete? Quando è così non ce la posso portare. Di nuovo. Uno, due, tre. Ok, adesso va molto meglio, se questo giro me lo fa bene, questo che entra ora, provo a portarla là, invece non me lo fa bene, allora riparto e la lascio stare. Non gli ho chiesto il galoppo, ma lei mi dà il galoppo perché non ha capito, ma non mi interessa. In questa fase preferisco che mi dia il galoppo piuttosto che si rifermi un'altra volta. Vedete, lei tira là. Io devo bloccarla in modo che creo tanta scomodità quando mi tira via laggiù e comodo invece quando lei sta dentro. Adesso provo ad andare all'ostacolo e so che non saltirà ma la lascio stare. Questo è l'approccio. Annusa, ci mette una zampa sopra, va bene, prende un pochino di mestichezza con i barili. Pensa che deve passare di là, ma dice, ma com'è che devo fare qua? C'è dell'attrezzatura qua davanti. La porto verso di me e gli chiedo di riandare. Di nuovo riprovo. Lei si ferma. Questa è importante, questa cosa qua, non mi interessa che lei salti, mi interessa che lei si diverta quando arriva qua, Vedete, mastica, si rilassa, non deve avere timore a andare qui sopra, quindi io non devo mettere pressione quando va sui bidoni, posso usare pressione fuori dai bidoni per aumentare un pochino l'impulso nel cavallo, se ho bisogno che acceleri, che abbia un trotto più sostenuto. Vedete, lei adesso vuole andare dai bidoni perché dice là ci si sta bene.
ancora, voleva andare dai bidoni, adesso non gli interessa più tirare via verso l'uscita, vuole andare dal bidone. Vedete come cambia alla svelta l'opinione per il cavallo? A questo punto io la seguo un po' per mettere un pochino più di energia, la lascio stare adesso, è solo fase 1, e eccolo là, bravissima, e qui c'è il premio, abbondante e relax assoluto. Avete capito un pochino il processo qual è, no? Metto a posto il circolo, aspetto di averci un pochino di impulso nel circolo e poi provo a fare approccio e ritirata con l'ostacolo, lo faccio annusare, ci gioca, la porto via, faccio annusare, ci gioca, la porto via, poi guardo se mi dà un bel impulso e vedo che lei comincia a voler andare verso l'ostacolo, allora a quel punto lì ce l'accompagno io, ma non faccio più di fase 1. Avete visto, ho alzato solo la mano perché volevo, non voglio che ci sia pressione sull'ostacolo, voglio che l'ostacolo sia relax per il cavallo. Non deve pensare all'ostacolo e pensare che arriva della pressione, voglio che pensi all'ostacolo e che l'ostacolo rappresenti il premio, ok? Quindi salta l'ostacolo, ancora più premio, perché ci si ferma, non si fa nulla e si prende anche un bel rinforzo positivo. Spero di avervi incuriosito un po' con questo esercizio e se vi è piaciuto il video mettete il mi piace. Iscrivetevi al video, perché è importante per me che vi iscrivete al video, al canale. Importante che mi iscrivete perché mi rendo conto se i miei video vi piacciono o no e continuo a farne ancora. E poi anche perché così se mettete la spunta sulla campanellina vi arriva poi la notifica sul telefono o dove siete abituati a vederlo, sul tablet, quello che ci avete. Se non mettete la spunta siete iscritti ma non vi arriva niente. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Grazie.